ci sono sempre in 2008, benvenuti a un nuovo appuntamento con Vic Series, l'angolino monitor dedicato alle serie TV. Sigla! Allora, da un po' di tempo a questa parte, giustamente, in tanti mi state chiedendo di parlare della terza stagione di una certa serie TV, terza stagione che, a differenza delle due precedenti e dello special natalizio andato in onda un paio di anni fa intitolato White Christmas, che era spettacolare, forse uno degli episodi migliori dell'intera serie, è stata prodotta da Netflix. E come tutti i prodotti di Netflix, l'intera stagione è stata caricata con tutti e sei i suoi episodi sulla piattaforma qualche settimana fa. Mi riferisco naturalmente a Black Mirror, la serie britannica che ha sconvolto milioni di spettatori in tutto il mondo con la sua cattiveria, la sua critica sociale impietosa, creata nel 2011 da Charlie Brooker, che neanche tuttora l'autore principale. Brooker è un autore britannico che in precedenza aveva creato un'altra miniserie geniale che si chiama Dead Set. Non so se l'avete mai vista. Era quella ambientata nella casa del Grande Fratello inglese durante un'apocalisse zombie. Peraltro le creature proposte a Brooker erano di tipo zomboide, ma di quelle che corrono e ti acchiappano nel giro di un secondo. Nonostante questo, dal momento che a me quel tipo di creatura non è che mi faccia impazzire, preferisco lo zombie romeriano, mi piaceva da morire perché il tutto era gestito in maniera perfetta, era violentissimo, sia dal punto di vista intellettuale come show, perché comunque c'era una critica alla società occidentale, a quella britannica, al decadimento culturale in generale, sia dal punto di vista visivo, era cruentissima, splatter e non solo, ed era fondamentalmente un film di circa 3 ore diviso in 5 puntate alla durata di una ventina di minuti ciascuna, eccezione fatta per il pilota che era doppio, che durava 40 minuti. Però Black Mirror rimane il suo capolavoro. Le prime 2 stagioni le avevo amate, gli episodi sono autoconclusivi, di durata variabile, perché alcuni durano 40 minuti, altri durano un'oretta circa, sono dei veri e propri film per la TV. Ad esempio la seconda puntata della prima stagione e lo special White Christmas durano rispettivamente 1 ora e 1 ora e mezza, per cui sono anche delle storie veramente pesanti dal punto di vista emotivo a digerire. E nonostante ogni puntata non c'entri nulla con le altre, sono tutte unite al filo conduttore della tecnologia, tematica che ricorre sempre. Ogni volta che vediamo un futuro diverso in una puntata di Black Mirror, si tratta sempre di un futuro vicino, oppure di un futuro che è già qui e non ce ne accorgiamo. La tagline di questa terza stagione è The Future is Bright, il futuro è luminoso, ed è uno slogan quasi propagandistico che va contro quello che effettivamente esprime lo show. È quasi ironico, un black humor anche abbastanza agghiacciante, quindi devo dire che avevo grandi aspettative circa questa terza stagione. Essendo prodotta da Netflix, hanno imposto alcune condizioni. Innanzitutto gli episodi sono tutti alla stessa durata circa di 1 ora, ma soprattutto non sono più 3 ma 6, e addirittura, se non erro, questa è solo la prima parte della terza stagione, tra qualche mese usciranno altri episodi come hanno fatto con The Ranch, ma non mi ricordo se effettivamente poi avessero portato a termine questa intenzione. Sono provato a informarmi, ma non ho trovato informazioni in merito. Comunque sia, parlerò in maniera specifica di questa terza stagione facendo spoiler, per cui se non volete rovinarvi la visione, evitate di proseguire nella visione del video se non avete guardato tutti quanti gli episodi di questa terza stagione di Black Mirror. Quindi vi ho avvisato, adesso inizio. Allora, questa terza stagione non mi è dispiaciuta, ma come ho scritto ampiamente sui social, non mi ha soddisfatto quanto avrei pensato, perché si vede tantissimo l'ingerenza di Netflix. Io Netflix lo amo, se fosse un essere umano, indistintamente dal sesso, ci farei l'amore per ore e ore finché non cado a terra svenuto e sfiancato dalla passione. Però in questo caso forse ha intaccato un po' quello che era lo spirito di Black Mirror, o meglio, ormai sono 5 anni che la serie esiste, abbiamo visto fondamentalmente 7 episodi, i 6 delle prime 2 stagioni e lo special White Christmas. Erano tutte puntate caratterizzate da una grande cattiveria e da finali che non lasciavano spazio alla speranza. Io ogni volta che guardavo un episodio di Black Mirror provavo odio
verso il genere umano. Mi faceva schifo appartenere alla razza umana, cosa che ho provato molto di meno guardando gli episodi di questa terza stagione. Ora, questo non significa che quindi Charlie Brooker si sia rincoglionito, semplicemente con questa nuova possibilità ha voluto esplorare territori in cui ancora non si era addentrato, e quindi bisognerebbe chiedersi: ma che cosa deve fare un episodio di Black Mirror? Deve per forza scioccarti col finale? Non lo so, finora lo standard che aveva settato Brooker stesso era quello, ma non è una gara quale puntata finisca peggio, perché ogni finale terrificante era finalizzato a impartire allo spettatore una lezione sulla nostra società, sulla nostra natura umana. Non è che era come le torture dei fare film di Saw, che a un certo punto erano solo la fiera della macelleria spiccia per trovare nuovi modi creativi per uccidere i personaggi. No, c'era un motivo per cui il finale era sempre crudele, perché non bisognava lasciare spazio alla speranza, perché Brooker è così in tutte le cose che ha fatto finora in televisione, è sempre stato malefico, ma perché ha una sua visione, ha un suo pessimismo che vuole infondere in ogni sua opera. Per cui non è che questa stagione non sia propriamente Black Mirror, è Black Mirror che si è vestito di un abito un po' diverso dal solito. Alla fine è Brooker che adatta le regole e lui dice: oh, ho settato un canone finora, lo cambio un po' perché adesso ho altre cose da dire. Si può accettare, come no, io l'ho accettato fino a un certo punto, perché se vedo Black Mirror voglio Black Mirror. È anche vero che bisogna cambiare, ma secondo me hanno un po' cambiato troppo le carte in tavola. Non è necessariamente un errore, ripeto, è l'autore che decide. A me la cosa non ha soddisfatto appieno. Allora, primo episodio, Nosedive in inglese, caduta libera in italiano. Protagonista Bryce Dallas Howard, figlio di un Howard che abbiamo già visto in film come ad esempio Jurassic World, per dirne uno. E se non sbaglio era anche Victoria in Twilight, potrebbe essere, perché avevano cambiato attrice, mi sembra che una delle due attrici che aveva interpretato era lei, mi pare. Comunque sia, a me lei non è che dispiaccia, ho odiato Jurassic World, però comunque a recitare se la cavicchia, è di bella presenza. Avevano bisogno di un personaggio che visivamente fosse piacente, proprio ad impatto, perché l'abbiamo sempre sorridente, però capiamo che nasconde una frustrazione, e inizialmente io non capivo che cosa trattasse la tematica di questa puntata. Peraltro diretta da Joe Wright, regista di Hannah, di Orgoglio e Pregiudizio, quello con Keira Knight, insomma un regista che ha saputo dimostrare di sapere il fatto suo. Fondamentalmente la tematica Black Mirror c'è. Nosedive si chiama in lingua originale perché tutti sono sempre chini a guardare, quindi a immergersi col naso in questi minuscoli tablet, in questi dispositivi che sono praticamente connessi ad un social network che ti permette di votare le persone tramite un sistema a stelline. Molto semplice, il punto è che il voto globale che tu hai e che tutti possono vedere, perché hanno queste come delle lenti, che mi ricordano le lenti Z di White Christmas, dello special di Natale, che mostrano per appunto il punteggio virtuale, fondamentalmente ti vanno a cambiare la tua vita sociale, perché se hai un punteggio basso non puoi fare certi lavori, puoi fare solo i lavori più umili, se invece hai un punteggio alto puoi andare nel jet set insieme agli altri borghesotti con la puzza sotto al naso. E lei, sia protagonista, vuole proprio questo. Lei fa di tutto per essere gentile, simpatica e piacere alla gente, perché di fatto vuole la popolarità, perché vuole cambiare casa al momento che vive col fratello ma lo sfratto, e vorrebbe entrare in un appartamento di lusso che però non può permettersi, non solo per una questione monetaria, per il fatto che per avere una certa agevolazione dal punto di vista finanziario deve avere un certo punteggio, e per farlo cerca di ingraziarsi questa sua ex amica di quando era ragazzina, che era la classica belloccia che le stava vicino ma la trattava un po' con sufficienza, aveva anche rubato il ragazzo.
cazzo, aveva fatto finta di niente perché lei era popolare e quindi non voleva contrastarla, e quindi cerca di fondamentalmente entrare nel suo giro. Lei la invita come damigella alle sue nozze, damigella d'onore, lei è contentissima, il problema è che da lì in poi sarà un viaggio verso il decadimento assoluto. Quindi l'angoscia l'ho provata, perché lei poverina va all'aeroporto, il volo è stato cancellato per delle staffe, la abbassano in punteggio, quindi non può prendere quel volo, può prendere solo una macchina a noleggio di una serie obsoleta che non ha neanche la spina per ricaricarsi, quindi una macchina futuristica, perché per appunto il suo punteggio non le permette di accedere a un acquisto più importante, a un noleggio più importante, e quindi fondamentalmente poi incontra questo personaggio che è questa camionista che, dopo che il marito è morto di tumore, si è accorta che alla fin fine erano tutti dei falsi di merda e che lei non voleva più piacere a quelle persone. Ha iniziato ad essere sincera e schietta finché l'hanno votato con un punteggio bassissimo e si è ridotto a fare lavori umili, ma le va bene così. E noi capiamo subito che sarà un po' la stessa cosa che capiterà alla protagonista. Quindi fino alla fine io ho provato un'angoscia terribile per lei, perché comunque mi ha anche fatto pensare a quello che è la nostra società. Non abbiamo dei dispositivi con cui votare le persone, ma di fatto non abbiamo bisogno, perché lo facciamo già. Alla fin fine, quante volte ci sono persone con cui magari non abbiamo nulla a che fare, perché capiamo che si credono ad un livello superiore, che si credono meglio di noi e che quindi hanno dei giri esclusivi. Io francamente sono tra quelli a cui non frega un cazzo appartenere a certi giri, ma ci sono persone come Lessi che invece aspirerebbero a una posizione sociale di rilievo. Secondo me parlare di posizioni sociali come ora è una cosa un po' impropria, piuttosto parli di condizioni di vita, ma ancora parlare di condizioni sociali, cioè con il sistema di caste, mi fa ridere, pure purtroppo è così, c'è un sistema di caste, tra molte virgolette, implicito, però di fatto io parlo a livello sociale, no? Quindi si parla proprio di una questione di lotta di classe, quindi ceto medio, ceto alto, ceto medio, cioè, ma non esistono più ceti, esistono ancora fondamentalmente, solo che facciamo tanti liberali che non è vero, ma se guardiamo poi come stanno le cose effettivamente è così. Quindi mi ha colpito il fatto che invece qui ci sia un sistema di voto esplicito. Quando lei si poi arriva al matrimonio con la tizia che le ha telefonato dicendo: visto che abbiamo passato punteggi, non voglio una 2.8 al mio matrimonio, una roba del genere, lei va lì e fa una scenata terribile rivelando la sua vera natura, condizionata la chiacchierata con la camionista che le ha anche dato una bottiglia di il termos di whisky dicendo: questa è una via d'uscita secondaria. E quindi poverina sclera, la portano in galera, in questa cella lì indepinta che non sembra neanche una cella ma di fatto lo è. Le tolgo il dispositivo e davanti a sé ha un altro tizio che probabilmente è stato incarcerato per lo stesso motivo. Iniziano a insultarsi perché capiscono che possono dire quello che vogliono senza paura di ripercussioni di un qualunque tipo. Iniziano a urlarsi contro e c'è questa bellissima scena finale dal punto di vista visivo, con il montaggio che alterna lei e l'altro recluso che urlano vaffanculo, fuck you, e vedi che lei si sorride e io gli ho detto: come sorride? Ma che cazzo è? Ho detto: uno spiraglio di speranza in Black Mirror. Uno potrebbe dire: ma come uno spiraglio di speranza? Victor, ma cosa dici? Non è uno spiraglio di speranza, perché alla fine lei può essere libera, allontanata dalla società, in prigione. È terribile questa cosa, sì, ma sorride perché di fatto è libera. Ha delle condizioni assurde, ma si sente per la prima volta dopo tanto tempo libera. Non è il finale tragico al massimo alla Black Mirror, ci può stare, perché ripeto, Brooker qui ha voluto modificare un po' il suo discorso, forse anche lui si è addolcito, non lo so. La tematica alla Black Mirror c'è tutta, ma non ho visto appieno la cattiveria. È una cattiveria che, e poi secondo me non giova molto il fatto che l'atmosfera e l'ambientazione siano statunitensi, perché quello che piaceva Black Mirror era proprio l'ambientazione britannica. Vedere, potete Black Mirror in lingua originale è qualcosa di fantastico. Poi gli inglesi sanno fare meglio le serie TV perché non hanno filtri, sono cattivi fino al midollo, e questa cattiveria un po' Brooker se l'è persa per stare in questa terza stagione, perché credo ci sia stata un'ingerenza da parte di Netflix. E la maggior parte delle puntate sono per appunto di ambientazione non britannica. Questa cosa mi ha infastidito e non poco, devo essere sincero. Quindi la prima puntata non è male, mi è piaciuta,
ma mi è piaciuta molto di meno rispetto a tutte quelle che avevo visto fino a quel momento. Relativamente era la più brutta, anche se non si parla di bruttezza perché non ci sono puntate brutte in questa stagione, magari puntate sottotono rispetto al livello a cui eravamo abituati, ma se riferite a una qualunque altra serie TV sono di un livello che veramente ce lo si può scordare, per cui la tematica c'era, veniva meno l'elemento cattiveria, che non è che è assente, ma è un po' edulcorato. La seconda, secondo me, invece, fa un'altra cosa ancora. Si chiama Giochi Pericolosi, in italiano Playtest, in inglese, e anche qui abbiamo un protagonista americano che però è per l'appunto in Gran Bretagna, per cui c'è una commistione delle due atmosfere di cui parlavo prima, e a me non è che sia dispiaciuto come puntata, però come mi hanno fatto notare molti, di solito in Black Mirror il mostro sono le persone, la società, è l'utilizzo di questa tecnologia che ci sta sfuggendo di mano perché il progresso è diventato rapidissimo negli ultimi tempi e noi non sappiamo di quali tecnologie che adesso ci sembrano assurde potremmo disporre già solo nel 2025, tra quindi un 9 anni, 8 anni, noi che ne sappiamo? Non possiamo saperlo, quindi ma... E allora io mi chiedo sinceramente, ma perché in questa puntata alla fine a essere mostri sono effettivamente i mostri? C'è un utente di cui non mi ricordo sulla pagina ha detto, in questa puntata a essere mostri sono proprio i mostri stessi. Cioè, capito? La cattiveria viene da questo programmatore, dio dei videogiochi giapponesi, che fa dei test senza farsi scrupoli se la gente muore perché tanto ha firmato una liberatoria. Quindi, capito, lui vede la morte del personaggio come un qualcosa di interessante perché ha detto la parola mamma prima di morire, dice interessante, interessante, annotatela questa cosa. Sicuramente io spettatore mi sono dispiaciuto per la morte del protagonista, però il punto è che era troppo prevedibile, un'altra caratteristica che di solito avevo apprezzato nelle altre puntate di Black Mirror, cioè il fatto che non si riusciva a prevedere mai come sarebbe andata a finire la storia. Qui, dal momento stesso in cui lui si siede, avevo capito che probabilmente quello che stava vivendo, cioè che da lì in poi avrebbe vissuto qualcosa, che quello che avrebbe vissuto da lì in poi sarebbe stata un'esperienza virtuale, e addirittura avevo detto secondo me ti fanno lo scherzone, lui si risveglia ma non è tornato alla realtà, c'è ancora un livello da superare, e poi scopriamo che in realtà tutto quello che vediamo se lo immagina lui nel giro di 3 secondi quando riceve una scarica da parte del dispositivo videoludico che gli stanno installando nel cervello, che interferisce con cui interferisce il cellulare, e quindi ha la scarica e muore. Quindi in quei 3 secondi lui si immagina questa esperienza terribile di questo videogioco virtuale che ti entra nella testa percependo le tue paure più profonde e ti fa vivere un'esperienza di terrore puro, che è anche interessante come cosa, però è un uso tecnologico non mi aspettavo in una puntata di Black Mirror, capito? È una storia troppo personale, non impartisce un vero e proprio insegnamento, bella quanto vuoi, però ripeto, sto guardando Black Mirror e allora lì ho capito che dovevo modificare un po' l'idea che avevo della serie, che quindi non avrei visto forse quello che avevo invece visto fino allo special di Natale, che aveva delle tematiche decisamente più taglienti, sferzanti, che era un trip allucinogeno incredibile. Quindi una puntata non brutta, ma secondo me si poteva fare decisamente di più. Fortunatamente quello che volevo l'ho trovato quasi totalmente nella puntata 3, Shut Up and Dance, zitto e balla. Quella mi è piaciuta veramente tantissimo. È qui infatti che si trova nuovamente quella cattiveria che aveva caratterizzato Charlie Brooker fino allo special White Christmas, anche se viene un po' a mancare il contesto ipertecnologico. Non è un vero e proprio futuro, come non lo era neanche quello della seconda puntata, perché alla fin fine quello che faceva il protagonista era partecipare a dei test che però erano segreti, quindi tecnicamente è la nostra società come la conosciamo, con una tecnologia in sviluppo inquietante, ma che per il momento è un po' segreta, non è resa nota al pubblico, quindi anche lì sembrava di essere esattamente ai giorni nostri. Ecco,
Per quanto riguarda Shut Up and Dance è la stessa identica cosa, però c'è un discorso tecnologico forse ancora più profondo, proprio perché si analizza la tecnologia di cui siamo in possesso al momento, forse per questo che è ancora più inquietante. Non si tratta di un futuro, sostanzialmente c'è questo ragazzo, che diciamo un ragazzo normale, che viene spiato attraverso la sua webcam, peraltro argomento attuale al momento che nelle sale in questo momento c'è Snowden di Oliver Stone che parla proprio di una cosa di questo tipo, e le persone che lo stanno spiando lo ricattano dicendo: se tu non fai quello che ti diciamo, inviamo il video che ti abbiamo fatto dalla tua webcam in cui ti masturbi. E io per tutto il tempo ho pensato: ho capito, va bene, sì, è una figura di merda, siamo tutti d'accordo, però ragazzi, cioè, se mi dicono: ah, guarda che io ti faccio faccio vedere tutti i video in cui ti masturbi, se non fai le cose terribili che diciamo devi farne alla fine, io dico: oh, diffondetelo, ma che cazzo me ne frega, se le fanno tutti le seghe, ragazzi, vivo un po' di vergogna sociale per un po' di tempo, ma almeno non sono costretto a fare una cazzo di rapina. Peraltro in questa puntata c'è anche Jerome Flynn, che è il Bron di Game of Thrones, contentissimo di averlo sullo schermo. Il punto è che per tutto il tempo però appunto dici: ma perché il ragazzo fa questa cosa? Quindi lo vediamo che si incontra con altre persone che sono pilotate da questi sconosciuti misteriosi, fino a che a un certo punto non vediamo che deve scontrarsi l'ultimo sangue con un'altra persona, un adulto, che viene ricattato perché è trovato in possesso di materiale pedopornografico. E allora io gli ho detto: mio Dio, ma questo ragazzo morirà. Invece alla fine scopriamo che lui è sopravvissuto, e fondamentalmente quelli che sembravano essere i cattivi in realtà non erano i veri cattivi erano i ricattati, erano quelli che avevano fatto qualcosa di sbagliato e meritavano una punizione, anche se per quanto sicuramente moralmente sia condannabile quello che aveva fatto il personaggio di Jerome Flynn, ovvero tradire la moglie con un escort, magari non si meritava la punizione di vedersi la vita distrutta e quant'altro, nel senso, non, gli altri avevano fatto azioni illegali, lui no, fondamentalmente, quindi era forse l'unico che magari non si meritava quel tipo di trattamento, personaggio comunque cinico, e qui ancora emerge il fatto della natura umana, cinica e bastarda dell'essere umano che ti pugna alle spalle se serve la propria sopravvivenza. E il punto è che alla fine vediamo che, nonostante tutti abbiano fatto quello che gli sconosciuti avevano detto via messaggio, ricevono tutti una troll face, e poco dopo vengono raggiunti dalle autorità, oppure, come nel caso del personaggio di Jerome Flynn, la moglie lo scopre e pagano le conseguenze. Il punto è, fino a quel momento tu, spettatore, pensi che il ragazzo protagonista si sia semplicemente masturbato. In realtà scopriamo che lui si era masturbato su materiale pedopornografico. Ho detto: oh mio Dio, anche se per quanto cioè il finale è la madre che lo chiama e dice: ma che cosa hai fatto? Ma sei impazzito? Erano bambini, tua sorella ha visto tutto. Mi è venuta la pelle d'oca, ho detto: oh mio Dio, cioè fin dall'inizio, lui ecco perché si dispera tanto, perché sapeva che sarebbe stato rovinato, e mi è venuto veramente il male al cuore, ho detto: mamma mia, cioè capito, il personaggio ti cambia all'improvviso, pensavi che i cattatori fossero i cattivi e invece quelli che avevano fatto delle cose tremende erano i ricattati, protagonista compreso. Qual è però il punto? Il punto è che non tornano alcune cose, cioè se loro hanno filmato lui mentre si masturbava, non hanno filmato anche lo schema, cioè si vede lui che si masturba, non si vede su cosa, quindi come hanno fatto a dimostrare che è per appunto lo stava facendo usando materiale pedopornografico? Oltretutto potrebbero anche aver magari diffuso anche le foto che aveva sul computer. Questo spiega perché lui all'inizio si è terrorizzato e via che la sorella gli abbia preso i portatili e chiude a chiave con un lucchetto la sua stanza. Quindi quello effettivamente un po' torna, e torna anche il fatto che quando lui si deve battere a sangue con l'altro pedofilo dice: quanti anni avevano i tuoi? Fa: immaginavo. E tu pensi, perché lui non è talmente spaventato che non vuole dire che lui in realtà si è semplicemente masturbato su dei porno normali, non lo dice perché purtroppo così non era, quindi è terribile perché tu provi empatia con quella persona, ma con quella rivelazione subito prendi a distanza e fai: oh mio Dio, e ti rendi conto che hai empatizzato con una persona che aveva fatto qualcosa di profondamente sbagliato, che è un eufemismo definirlo profondamente sbagliato, quindi non sai neanche più tu cosa pensare, e quindi Brooker ti rimescola la tua capacità di giudizio. Quindi questa puntata mi è piaciuta da morire, ma tanto, e la cattiveria torna. Però capite, finora ho analizzato tre puntate e in ciascuna non troviamo insieme in maniera completa tutti gli elementi che ci piacevano di Black Mirror: tecnologia da una parte, cattiveria dall'altra.
o c'è la cattiveria, non c'è tecnologia, o c'è la tecnologia, ma non c'è abbastanza cattiveria. Insomma, so che molti potrebbero dire, ma allora questa cattiveria è rotta i coglioni. Lo so, però ragazzi, mi hanno settato uno standard ed è logico che io, cioè, quantomeno concedetemi di fare dei paragoni, perché mi avete dato una cosa per tutto il tempo, me la togliete all'improvviso, e allora io inizio a farmi delle domande. Però comunque, ripeto, le puntate non sono brutte. La terza è stata quella che mi ha scioccato maggiormente, però non è quella che definirei la migliore, perché ce n'è un'altra che mi ha lasciato abbastanza basito. La quarta è un vero capolavoro, San Giunipero. È un vero capolavoro, però anche qui non è quello che io intendo quando penso a Black Mirror. Ma è fantastica. Quindi questa ragazza negli anni 80... che incontra quest'altra ragazza con cui per appunto vorrebbe fare sesso, quest'altra timidissima dice no, non lo so, non so se è il caso, e tu capisci che non sono forse negli anni 80, e infatti poi man mano che tutto va avanti, perché vedi che questi qui si possono incontrare una sola volta a settimana a San Giunipero, questa città enorme, e da come ne parlano capisci che il contesto è futuristico, ma non capisci fino a che punto. Fino a che non si scopre che in realtà sono avatar, quelli che vediamo, e che ci sono varie epoche a San Giunipero. Ci sono varie aree che sono varie epoche. E scopriamo che in realtà è un sistema ideato per le persone anziane che sono più o meno prossime alla morte e che riescono con la tecnologia a salvare la coscienza di queste persone in modo da preservarla anche dopo la morte e farle vivere in eterno fino a che non si stufano e dico staccatemi, sono pronto per morire. Prima che questi anziani siano effettivamente vicini alla morte, gli fanno provare San Giunipero durante il weekend, il sabato, per qualche ora. C'è questo coprifuoco, alcuni di quelli che sono lì sono già morti e sono pure coscienze con gli avatar e quant'altro. Queste due persone si innamorano. Quando verso i tre quarti della puntata scopri cos'è realmente San Giunipero, e io ero lì che dicevo minchia, capito? Perché vediamo che ad esempio la ragazza di colore va a trovare la signora, perché è una signora, va a trovare l'altra, quella che viene percepita come protagonista vera e propria, scopriamo che è fondamentalmente in coma da decenni, che era stata rinnegata dalla sua famiglia per la sua omosessualità e che il ragazzo di cui parlava che doveva sposare non è nient'altro che uno degli inservienti della casa di riposo, e lo sposava perché così avrebbe potuto morire, perché voleva richiedere l'eutanasia che la famiglia non le concedeva, ma se lui fosse diventato marito avrebbe avuto legalmente il potere di farlo. E allora il punto è che è un discorso sulla morte, sull'accettazione del lutto, perché c'è questo dialogo bellissimo della ragazza di colore che per appunto racconta del fatto che suo marito non ha voluto quando è morto andare a San Giunipero, e l'altra dice ma tu marito, io sono qui, tuo marito invece ti ha abbandonato, puoi raccontare quanto è abbandonato, e dice tu non hai idea, noi abbiamo perso una figlia, e lui quando è stato il momento ha detto come posso io andare là se lei non ha potuto, io non ho cuore, come posso io continuare una vita dopo la morte quando mia figlia che io ho perso non ha potuto farla, è ingiusto, non è giusto, e io intendo rispettare la sua volontà. Io ero lì che, vi giuro, ero lì che dice oddio. Cioè è un concetto spettacolare, qui è proprio la tecnologia, e qua c'è proprio l'argomento tecnologico pure semplice, però c'è il lieto fine. Questo non rende la puntata brutta, assolutamente, il lieto fine nel senso che alla fine dopo il litigio entrambe muoiono e entrambe rimangono a San Giunipero, e anche la donna che non riusciva a superare quel lutto lo accetta, lascia andare i cari scomparsi e accetta di vivere un amore che potrebbe essere eterno, come no, e a San Giunipero. Oltretutto vediamo i dispositivi piccoli tondi che lampeggiano dove sono caricate le coscienze, vicini che lampeggiano come se fossero quasi per mano. Quindi c'è questa tenerezza fredda, perché vediamo loro sulla cabriolet che vanno via verso il tramonto. Pronto? Ciao, è la mamma e Pombia, Sara? Sì, figurati, no, ma figurati. Ciao Sara, ciao. Quindi abbiamo loro che vanno sulla cabriolet verso il tramonto, verso una nuova vita, e poi questa unione tecnologica bizzarra. Io ho scritto sulla mia pagina, bella, bellissima, però non è quello che intendo io per Black Mirror. Effettivamente uno potrebbe dire invece sì, perché
Black Mirror non è una serie sulla cattiveria e basta, è una serie sull'implicazione della tecnologia. E effettivamente San Giuliper è questo. Sì, è vero. Ma io quando guardo Black Mirror mi sento morire di solito. Qui quasi mai, capito? Non ci sono. Sono poche le puntate che mi hanno fatto dire: oddio mio, adesso divento un Klingon, non voglio più essere un umano, capito? Per cui bella quanto vuoi, ma c'è sempre quello stridore che ho percepito per tutta questa terza stagione. Poi vabbè, qui c'è proprio un discorso sull'accettazione del lutto, su un dilemma etico. Cioè, se tu potessi vivere per sempre, lo faresti? Una vita dopo la morte eterna, vera, sicura, certa, non un paradiso promesso da una religione, ma qualcosa di concreto? Sì, però mi spaventerebbe. Io personalmente sarei spaventato. Io penso che, cioè, tutti magari vorrebbero dire: io voglio vivere per sempre. Però poi, in realtà, non so quanti lo farebbero realmente. Certo, ti dicono che non è per forza per sempre. Quando sei stufo dici: no, basta, mi stacco. Quindi non lo so. Diciamo che però comunque è una seconda possibilità che viene concessa, una seconda giovinezza per quelle persone che ormai hanno perso tutto. Quindi è un bel dilemma etico. Cioè, quanti di noi sceglierebbero San Giunipero e quanti altri no? È un po' come la scelta: quanti sceglierebbero Matrix e quanti il mondo reale. Io mi sono sempre detto: ma che cazzo voglio fare il mondo reale che fa cagare della merda, quando invece Matrix perlomeno è vivibile? Ma lì c'è il discorso della libertà. Matrix è fittizio, il mondo reale è la merda, ma è la libertà. Qual è la stessa cosa? Cosa scegli? La morte e quindi il finire, oppure vivere una vita che però è fittizia? Quindi la tematica Black Mirror c'è, è lo sviluppo che secondo me potevano rendere, però va bene, ci sta, perché è comunque un piccolo capolavoro come puntata, nulla da dire su questo. Ci spostiamo con Man Against Fire, l'uomo contro il fuoco, gli uomini contro il fuoco, puntata che mi ha veramente fatto del male, perché questa effettivamente non finisce in maniera poi tanto lieta. Allora, è sostanzialmente questo futuro post-apocalittico, sembra, dove la popolazione è assediata da questi scarafaggi, creature mutanti, probabilmente mutate da chissà che cosa, non si sa bene cosa le abbia mutate. Uno dei soldati alla sua prima missione contro questi scarafaggi viene sparaflesciato da uno di loro con questo dispositivo che inizia a interferire con questo sistema operativo che viene installato nella testa. C'era su Charlie Brooker con le cose che vengono installate nel cervello e che per appunto regola i sogni, cioè se uno fa il bravo e lavora bene gli vengono dati dei sogni erotici per stimolare il piacere sessuale e quant'altro. Fino a che poi non si scopre una cosa che un po' avevo previsto, ad essere sincero, ovvero che gli scarafaggi non sono mostruosi come sembrano. Semplicemente sono persone che nel corso del tempo hanno sviluppato delle mutazioni genetiche e quindi rischiano di intaccare la purezza del DNA umano e quindi secondo. Cioè questo secondo quello che dicono i poteri forti di questo mondo, vanno sterminati. Ma il discorso che fa questo dottore, questo professore al protagonista alla fine, quando lui scopre cosa è successo, è il problema della guerra è che alla fine le persone crollano, perché uccidere è qualcosa di terribile, che uno possa dire di essere spietato ti fa sbarellare. Allora abbiamo dato questo sistema che fa apparire ai vostri occhi questi scarafaggi, come chiamiamo, come dei mostri, quando in realtà sono esseri umani normali. Se tu li vedessi come normali esseri umani, non li ammazzeresti. Infatti, quando vediamo che lui vede la donna e il bambino che sono normali e poi arriva l'altra tizia a sparare e a ucciderli, tu rimani male, perché quando la prima volta lui vede gli umani normali che vengono uccisi dall'amica, lui dice: ma che cazzo stai facendo? Perché lei, povera Crista, li vede come effettivamente quello che sono. Il problema, la cosa agghiacciante, il colpo di scena vero, non è il fatto che gli scarafaggi siano in realtà esseri umani normali, solo che poi peraltro non li vedi neanche le forme, hanno potenzialmente delle chiamiamoli geni difettosi, ma è bruttissimo da dire, cioè è terribile, però è così che li chiamano, fondamentalmente è così che fanno intendere, che possono essere trasmessi e quindi devono essere eliminati. È un concetto orripilante, è una cosa veramente mi ha fatto rabbrividire. Ma il fatto che tutti i soldati fondamentalmente al momento di farsi installare il sistema sapessero quello che stavano facendo, e lo stesso protagonista ha un carattere che non è quello che vediamo lì, è tutto sciallato, dice sì chi se ne frega, perché tanto il ragionamento è: io non mi ricordo del fatto che ho accettato questa cosa come installi, quindi la mia coscienza è pulita, capito? La cattiveria è umana. Questa è una puntata effettivamente interessante. Alla fine lui viene abbandonato davanti a questa casa, che penso fosse la casa di famiglia, dove lui vede
non la vede fraticente, ma la vede bellissima, con questa donna che è quella con cui fa l'amore ogni notte, che probabilmente era la sua ragazza, e praticamente lo lasciano un po' al suo destino. È una cosa abbastanza raggelante, più che altro anche qui sapere che loro hanno accettato di fare questo perché tanto non se lo sarebbero ricordati è orribile, perché loro comunque hanno accettato di diventare delle macchine di morte per persone innocenti che non hanno fatto niente di male e che vengono discriminate anche da chi non ha quella cosa impiantata in testa, perché comunque il fatto che abbiano i geni difettosi spaventa anche i non militari che non hanno il dispositivo installato nel cervello. Io sono rimasto malissimo, veramente, perché alla fine al protagonista gli è data la scelta: che cosa fai? Scegli di dimenticare tutto ancora oppure vivi la sofferenza che ti meriti? È bella domanda. Anche lì è brutto da dire, però quanti sarebbero tentati di dire: ma sti cazzi, dimentico tutto, però diventare degli assassini inconsapevoli? Io non penso che ce la farei, però capito che qua c'è un dilemma etico, cioè non dovrebbe neanche essere un dilemma etico, ma di fronte a una sofferenza sempiterna ci sono sicuramente persone che accetterebbero di perdere la memoria, di contatto occhio non vede, quello non duole, che è una cosa raggelante. Io non penso che ce la farei, assolutamente, mi verrebbe il vomito solo a pensarci. Quindi anche qua, anche questa puntata aveva la sua bella dose di cattiveria, non in maniera esagerata, ma aveva la sua dose di malvagità abbastanza pura. Ambientazione indefinita, in questo caso più statunitense. Ma la puntata che più mi ha ucciso dentro è stata proprio la sesta, Hated in the Nation, odio universale, perché è molto attuale e riguarda un qualcosa con cui io stesso ho a che fare tutti i giorni, ovvero i fottuti hater di internet, no? Internet ha diciamo abbattuto le barriere della distanza, ma ne ha create altre, ovvero, cioè nel senso, non c'è barriera della distanza per la comunicazione, però il fatto che tu non hai davanti a te la persona con cui stai interloquendo, per alcuni questo autorizza a poterli trattare come dei merda, a rompere i coglioni, a creare odio, flame, cyberbullismo, perché tanto non ci sono conseguenze dirette, nessuno ti può tirare un pugno sul naso, incazzate, cose del genere. Le stesse persone che farebbero una cosa del genere su internet lo farebbero dal vivo, ma non tanto per il fatto che dal vivo ti menano, no, perché ci sono certi troll, certi hater, che se tenessero gli stessi comportamenti che hanno online dal vivo sarebbero degli squilibrati, perché nel senso, io mi sono sentito dare il figlio di puttana a delle persone che neanche conoscevo per una mia opinione, se queste persone mi dicessero la stessa cosa dal vivo io direi: questo è pazzo, perché se uno ti chiama figlio di puttana, se tu dici: mi è piaciuto ad esempio i medici, stronzo, ma mica stai calmo, cioè dal vivo non te lo faranno, a meno che non abbiano qualche rotella fuori posto non lo farebbero mai. Quindi Hated in the Nation è una puntata pazzesca perché utilizza la tecnologia, dal momento che quello che succede è sono persone bersaglio dell'hating su internet che muoiono tra atroci sofferenze, perché c'è questo hashtag che viene creato e che è kill sal cazzo, che si sceglie ogni volta una vittima che poi puntualmente a un dato orario viene uccisa. Viene uccisa perché vengono manovrate queste piccole api artificiali che sostituiscono quelle vere che si sono estinte per impollinare i fiori, vengono usate da quello che si dovrà essere poi uno dei progettisti di questa tecnologia, che ha visto la ragazza di cui è innamorato, sua collega, venire bersagliata dagli hater su internet, e lui dice: le persone devono pagare le conseguenze delle loro azioni, perché la gente soffre il cyberbullismo. E quindi ammazza queste persone che sono un'esca, perché praticamente poi il suo piano è uccidere tutti quelli, e questo è la conclusione finale, tutti quelli che hanno aderito all'hashtag. Quindi, e succede, le api si alzano in volo, questo sciame inquietantissimo, e muoiono a centinaia di migliaia, quasi 400.000 persone. E io quando ho visto questa cosa ho detto: porca di quella puttana. Porca di quella puttana, perché per quanto io sia dell'idea che bisogna stare molto attenti a quello che si fa su internet, perché ci sono delle conseguenze molto gravi nel creare odio verso una persona in massa, cioè non scherziamo, la morte è una cosa un po' eccessiva, direi, e questa persona a sangue freddo ha ammazzato fondamentalmente centinaia di migliaia di persone, e il senso è che non le abbia ammazzate lui dal suo punto di vista, ma si siano ammazzate da sole, perché hanno avuto quello che si meritavano. Quindi ha usato come esca queste celebrità, comunque persone universalmente odiate, da qui il titolo Odio Universale, Hated in the Nation, per punire quelli che hanno fatto dette su internet. E c'è la maestra d'asilo, ad esempio, che è una persona per bene e quant'altro, però
Anche lei ha detto l'hashtag uccidiamo Salcazzo, adesso non è uccidiamo più il nome della persona. E quando glielo fanno notare, dice ma era solo uno scherzo, capito? Ci sono persone che non si rendono conto delle conseguenze di quello che può causare un odio così insensato verso anche persone che non si conoscono, soprattutto, capito? E voglio dire, questa puntata arriva in un periodo dove si sentono notizie come ad esempio il suicidio di Tiziana Cantone, che comunque è un fatto di cronaca che è affine a questo discorso. Tiziana Cantone riceveva insulti, minacce per quello, per i video che erano stati diffusi pornografici che la vedevano protagonista, per cui, capito, è una tematica quanto mai attuale. Questa persona è stata spinta al suicidio, fondamentalmente, perché le avevano, se non sbaglio, intracciato l'indirizzo, andavano a suonare sotto casa, insomma, non riusciva più a uscire dalla sua abitazione. Per cui, diciamo che mi ha colpito anche perché comunque è un qualcosa che vediamo purtroppo tutti i giorni e, più che mai, è una tematica da Black Mirror, cioè la tecnologia che viene utilizzata dall'uomo, cioè internet è un mezzo meraviglioso, ma è un mezzo, come tutti gli strumenti, non è né buono né cattivo. Cioè, è come dire, una pistola. La pistola non è una cosa, cioè in sé è un oggetto. Se tu la prendi, cioè è un oggetto che è creato per uccidere, certo, però capito, è innocuo se va in mano a una persona che non ha istinti omicidi. Se tu la dai in mano a una persona che non farebbe male a una mosca e dici, questa con questa che cazzo ci faccio? Tienila tu, non la voglio. La pistola non viene utilizzata come strumento di morte. Se lo dai in mano a una persona che invece non si fa problemi a sparare, è uno strumento di morte utilizzato. Quindi, capito, internet è uno strumento meraviglioso, ma dipende da come si usa. Certo che se viene usato in maniera sbagliata crea dei disagi non indifferenti. È uno strumento. E quindi anche qui, capito, qua non c'è un dilemma etico, perché direi che come non era di fatto un vero dilemma etico quello di Man Against Fire, perché quando si tratta del uccido o non uccido quella persona, si spera che la scelta sia sempre no cazzo, non divento un assassino. Però, capito, qui c'è questa cosa che dice lui, il tizio l'ha fatto per un bene superiore, ed è tutto in flashback perché inizia col processo e guardate questa cosa alla fine. Però ecco che viene data una piccola speranza, cioè la collega della poliziotta che ha trovato il tizio che ha scatenato tutto questo e probabilmente gliela farà pagare. Alla fine comunque il colpevole verrà preso. Sarebbe stato di grandissimo impatto se loro avessero perso le tracce di questo tizio e lui fosse rimasto totalmente impunito. Cioè, un tizio che ha architettato l'omicidio di centinaia di migliaia di persone a piede libero, impunito. Questo sì che sarebbe stato un finale a Black Mirror. Però diciamo che c'è il fatto che abbiano ammazzato centinaia di persone rende la puntata abbastanza stronza. Quindi, e poi anche il fatto che ci siano le api drone per reimpollinare il mondo, perché se venissero disattivate si creerebbe il caos. Sapete che senza api ci sarebbe un disastro a livello di ecosistema impressionante. Il fatto che comunque siamo in un futuro molto vicino a noi dove le api devono essere impiazzate da dei piccoli robot, perché altrimenti l'intero pianeta collasserebbe su se stesso dal punto di vista ecologico, è una cosa abbastanza raggelante di per sé. Per cui c'è il fatto che l'umanità si sia dovuta affidare a delle api artificiali, ti fa capire che Brooker comunque uno molto avanti, perché ha affrontato una tematica non indifferente in un periodo, questo però non so se è una casualità, in cui a essere stato eletto Presidente degli Stati Uniti è uno che dell'ambiente se ne frega le balle, che nega che esiste il riscaldamento globale, dicendo che sia fondamentalmente una bufala creata ad hoc. Per cui, capito, che Trump queste cose le ha dette ed è presidente degli Stati Uniti. Quindi è emblematico che comunque ogni puntata di Black Mirror contenga un tema molto attuale. Tiriamo le somme per questa seconda stagione. Allora, se notate, questa recensione è anche, credo, più corta rispetto a quella che avevo fatto delle prime due stagioni, ed era lo stesso numero di episodi, sempre 6. Perché? Perché quelle, secondo me, erano ancora più profonde e quindi se ne poteva parlare di più. Queste, secondo me, tranne forse San Giunipero, che infatti è quella su cui mi sono fermato di più, e quest'ultima,
offrono spunti di riflessione che però secondo me sono un po' più deboli rispetto a quelli altri. Si potrebbe fare un video, penso che lo farò a parte, per White Christmas, perché per forza di cose è rimasto fuori, non ho voluto includerlo in questa tranche di episodi che ho analizzato, perché è un'altra cosa. Quindi secondo me si vede l'influenza di Netflix, si vede il fatto che è una produzione americana e non inglese, perché la cattiveria è stata edulcorata tantissimo, e mi spiace, ma credo che questo c'entri, perché ha voluto rendere appetibile proprio a un pubblico molto più ampio, perché Black Mirror era una serie conosciuta, ma rimaneva comunque un prodotto relativamente di nicchia. Invece il fatto che l'abbia prodotto Netflix, che è una piattaforma tra le più usate in assoluto dal punto di vista dello streaming on demand, l'ha reso un prodotto molto pop, molto più diffuso, e quando qualcosa diventa pop deve necessariamente pagarne lo scotto. Per diventare pop devi entrare nelle grazie della gente, quindi devi renderti più, deve essere reso più accessibile. Black Mirror, pur mantenendo intatta la sua bellezza per via della regia, che è fantastica, la regia di ogni episodio è qualcosa di meraviglioso, non sono stato a analizzarla, però veramente ci sono proprio, soprattutto nel primo diretto a Joe Wright, ci sono dei momenti fantastici, ma anche secondo me San Giunipero ha dei momenti che sono, cioè le inquadrature sono delle opere d'arte, quando sono sulla spiaggia in quella casa bellissima, il tramonto o l'alba, il cielo rosseggiante, sono veramente fantastici, le ambientazioni sono curate nei minimi dettagli, nulla da dire su questo. Il punto è che hanno dovuto rendere tutto un pochino, capito, più accessibile al grande pubblico. Ha mantenuto intatto certi aspetti, altri invece sono stati edulcorati, un po' secondo me per ingerenza della produzione, un po' perché Brooker voleva sperimentare. Forse ci saremmo lamentati se avessimo visto episodi ancora con quella cattiveria senza nessun cambiamento, avremmo detto sì, ho capito, però un po' risultano tutti uguali. Posso dire la mia? 6 episodi forse sono troppi. Nel senso che Black Mirror è una serie... Allora, se ne avessero fatti 6 con lo schifo che dà Black Mirror di solito, quello dei bei vecchi tempi, forse 6 non li avrei letti. Mi sembra di averlo trovato sbavanti in posizione fetale per terra, prossimo alla morte. Il fatto che io abbia letto 6 episodi pesanti, nel senso che dopo un po' mi sembrava che ci fosse un po' di... che fosse tutto un po' ridondante, cioè... Sì, ho capito, la società è cattiva e quant'altro. Secondo me è una serie che va presa a piccole dosi. Però c'è anche da dire che per reggere 6 episodi senza spararmi in faccia vuol dire proprio che il tutto è stato effettivamente reso un po' più leggero, più alleggerito. Che non è assolutamente un male, perché se poi il livello è quello raggiunto a puntate come San Giunipero può anche andar bene, ma ripeto, quella puntata in particolare non rispecchia la mia idea di Black Mirror. Certo, quello che conta è l'idea che di Black Mirror ha Charlie Brooker, che è autore delle puntate. Nessuno dice nulla su questo. Da spettatore che segue la serie fin da quando ancora non era particolarmente famosa, mi sento di dispiacermi un po' del fatto che ci siano stati dei cambiamenti, per quanto io capisca che l'arte non la puoi fermare. Se a Brooker girava così, è giusto che l'abbia fatta così. Quindi questo è quello che pensavo circa questa terza stagione di Black Mirror, e ripeto, assolutamente non ritengo che sia una brutta stagione, ma a mio modesto parere tra le 3 uscite finora è quella che mi è piaciuta di meno. Relativamente, si parla sempre relativamente, perché se dovessimo parlare siccome c'è un episodio conclusivo, dovessi dire questa stagione ti è piaciuta? Questa nuova tranche di Black Mirror ti è piaciuta? Come serie in sé? Sì, cazzo, cioè spacca il culo alla maggior parte dei prodotti che escono ultimamente, la consiglio a chiunque. Sappiate che non troverete il Black Mirror puro che avevate in mente, c'è sempre un qualcosa che viene cambiato, ma sti cazzi, va bene così, perché comunque già il fatto che abbiano realizzato una terza stagione di Black Mirror mi fa piacere. Spero che arrivino altri episodi, come mi pare che dovrebbe succedere, perché anche perché comunque il formato di Netflix sono sempre tipo i 12 o 13 episodi, quindi penso che potrebbe essere effettivamente così. Staremo a vedere. Se lo sapete con certezza, fatemelo sapere un quanto episodio, perché vorrei effettivamente capire se usciranno altri episodi, se uscirà una seconda parte di questa terza stagione. Mi raccomando, potete tranquillamente spoilerare, perché tanto la recensione, il discorso in sé era colmo di spoiler. Quindi io vi abbraccio, che tenete l'attenzione questo fin qui. Grazie. Scusate se mi avete visto un po' per aria, ma ripeto, è un periodo in cui sono un attimino distratto, mettiamolo così, per cose mie personali, e faccio una gran fatica a tenere il filo dei discorsi, però d'altronde fare video mi dà anche la possibilità
di non pensare troppo ai miei cazzi e di distrarmi un po'. Per cui vi chiedo scusa, magari vi sembro leggermente meno sul pezzo rispetto al solito, ma faccio quello che posso. Per cui ho spento troppo, noi ci vediamo al prossimo Movie Vlog.